sta andando bene, sono sicuro che devo ancora migliorare tanto, però per questo mi preparo ogni giorno con le stesse scarpe di Stefano, quindi cerco sempre di migliorarmi. Nel Torino non ci sarà probabilmente Mazzarri in panchina, potrebbe non esserci anche Juric. Cambia qualcosa per voi giocatori non avere l'allenatore, il primo allenatore a bordo campo? Questo sicuramente perché il mister è sempre dietro di noi a darci la spinta, a motivarci, quindi è molto importante per noi il mister. Tu hai detto conta la prestazione, però comunque anche i risultati sono fondamentali. Questo sicuramente, ultimamente dobbiamo fare risultati, però per questo dobbiamo fare la prestazione che abbiamo fatto domenica e ripartire da là. 2 mesi senza vittorie, sentite la pressione? Com'è? 2 mesi senza vittorie, sentite la pressione di non aver più vinto? Questo sicuramente, diciamo un periodo abbastanza negativo perché ci manca la vittoria da un po' di tempo, quindi dobbiamo ritrovarla il più presto possibile. Andrei, la carica dei tifosi che verranno in tanti a Torino potrebbe essere anche un motivo in più per provare a vincere contro il Toro. Tu hai detto dopo il derby che non avevi mai visto una tifoseria così. Questo sicuramente, sono stato veramente emozionato dopo il derby e spero che anche a Torino sarà così perché loro ci spingono veramente da dietro e quindi abbiamo bisogno di loro. L'ultima, tu con Kwame Romero sei fra i 20 giovani più utilizzati in Europa. Questo qua, quanto può essere importante anche per te per provare a spronarti ancora di più? Sei fra i più in vista in Serie A. Questo sicuramente per me è un orgoglio, per me sognavo solo questo prima di questo anno, quindi adesso sta succedendo e devo tenermi questa chance stretta, quindi devo lavorare, continuare a migliorarmi ogni giorno per tenermi stretto al posto. Un bilancio personale, essendo questo il tuo primo anno comunque nel calcio che conta, diciamo così. Diciamo, come ho sempre detto, la velocità è diversa da tutti gli altri campionati in cui sono stato io, quindi è difficile all'inizio, però piano piano ci si abitua, quindi si può arrivare lontano, col lavoro ovviamente. Grazie. Grazie.